Il 21 giugno al Mandela Forum di Firenze ospiterà la sfida di World League tra due delle squadre più titolate del mondo, l'Italia e il Brasile, azzurri in cerca di riscatto. La grande pallavolo torna al Mandela Forum di Firenze. Dopo le Final Six di World League dello scorso anno, la città toscana è pronta ad accogliere nuovamente i grandi del volley internazionale. Il 21 giugno alle 8 di sera i riflettori si accenderanno sul big match Italia-Brasile, partita di cartello del girone A. E che non sia una sfida come le altre lo testimonia il palmarès delle due squadre che lo scorso anno si sono piazzate rispettivamente terza e seconda nella World League, ma che hanno all'attivo il Brasile 9 vittorie e gli azzurri 8. Azzurri che devono riscattare anche la batosta dello scorso luglio, quando la Seleção ha demolito l'Italia per 3-0. Per il momento però resta la soddisfazione per Firenze, sempre più capitale del volley mondiale, e per la Toscana che nella pallavolo femminile sta ottenendo ottimi risultati. Proprio la settimana scorsa c'è stato l'Interregional Day a Norcia e 10 ragazze della Toscana sono state selezionate dalla nazionale. Cioè, la Toscana in continuazione dà elementi alla nazionale, al Club Italia. Dopo i mondiali di ciclismo e quelli di ginnastica, dunque la Toscana si conferma come teatro ideale per gli eventi sportivi, magari minori, ma dall'innegabile fascino. Riteniamo che questa sia un po' la mission della regione nel settore dello sport, quella di stringere accordi con le federazioni dei grandi sport che magari hanno meno visibilità e meno attenzione mediatica e dare l'opportunità un po' a tutti, soprattutto ai giovani, di provare e di prendere contatto con sport meno conosciuti, ma non per questo meno belli e meno interessanti. Just play the next ball. That's the only thing that matters.